Ma che bello ritrovarla qua ogni ciao, martedì. Miriam, ciao, buongiorno, Lara. Ciao, buongiorno. Ciao. Poi quando Lara si presenta con questi gessetti meravigliosi che io non so se voglio addentare, se voglio, sono veramente contentissima. Ciao sì. Lara. Ciao Miriam, allora grande richiesta Miriam, sì. Devo ripetere il video sui gessetti che sono comunque belli, che sono simpatici, che ce ne sono di questi stampi di tantissime forme, di tantissimi adesso motivi e quindi li presentiamo in stile natalizio. Sì. Allora, che cosa serve? Degli stampi o quelli classici rigidi, ok? O se no questi qui nuovi in silicone che possono essere anche utilizzati per il livello alimentare. Certo. Io mi raccomando, sempre di buona qualità e così via. Poi che cosa serve? Serve del gesso in polvere, quello che trovate, ce n'è dappertutto, cioè si trova senza problemi. La cosa importante è leggere sulla confezione a quanto deve essere diluito. Allora, quello che utilizzo io sono 2 parti e mezzo di gesso, sì, ok, di polvere ceramica, sì, e 1 parte di acqua. Ok. Però mi raccomando di leggere sempre su tutte le confezioni perché non sono uguali dappertutto, Miriam. Certo. Cioè dipende dalla marca, dalla qualità e così via. Perfetto. Il gesso può essere bianco, che è quello che io preferisco, o può essere colorato, ok? E quindi già comprarlo terracotta o sì, nero, così via, o può essere colorato con i pigmenti. Mm. Evitiamo il colore acrilico le tempere che lo rendono un po' plasticoso. Meglio i classici, la classica polvere di pigmento, ok? Cosa si fa? Sì, prima di tutto prendiamo lo stampo che scegliamo. Esatto. Ok, prendiamo questo qua basso che è più veloce da realizzare. Per non far venire le bollicine di aria, allora guardiamo prima com'è lo stampo, ecco, che sono le nostre formine di Natale già con il buchetto per poterle appendere, ok? Sì. Allora, per evitare che si formino delle bolle d'aria, sì, c'è questo piccolo trucchetto, si spruzza un pochino di alcol. Ecco, sulla, okay, sulla nostra base, sì, si spruzza l'alcol, in questo modo qua non verranno assolutamente bolle d'aria. Sì. Poi prendiamo la nostra polvere, prendiamo una ciotola di queste qua di gomma, sì, che non sono facilissime da trovare in commercio, però abbiamo tutte un'amica parrucchiera, ecco, quindi esatto, gliela possiamo rubare senza problemi. Esatto, in cambio poi le daremo qualche delle nostre formine. Opere, certo. Sono le classiche ciotoline di gomma che hanno le parrucchiere, sì, per quando fanno il colore. Le tinte, sì, le mesh, così, esatto, via. Allora mettiamo la nostra polvere di gesso, ne mettiamo 2 parti e mezze, sì, quindi io vedi, proprio si fa velocemente, sì, ok, e in questo modo 2 e mezzo, non ce lo, ecco, dimentichiamo. Allora io vado a occhio sì, con i bicchierini, sì, però se uno vuole essere preciso lo può fare con il cucchiaio, lo può pesare, così, esatto, via. Quindi 2 parti e mezzo di gesso. Poi prendiamo dell'acqua, 1 parte di acqua, eccola lì. Ecco qui, prendiamo un bel bicchiere di acqua, sì, e con l'aiuto di una spatola, di un leccapadelle, di una battecchina. Il leccapadelle, sì, è quello per i dolci. Ma non lo so. Ho visto un po' stranita sulle, sì, capadelle, non, sì, non conoscevo questo. È uno strumento utilissimo. Okay. In cucina per fare i dolci, okay, perché questi stampi qua vengono anche molto usati per fare i dolci, quindi sai, proprio per rasare e così via. Metto l'acqua e comincio a mescolare, ok? Sì. Allora, questo è una polvere veramente molto buona perché fa pochissimi grumi, sì, ok? E soprattutto asciuga molto velocemente. Vedrai Miriam che adesso probabilmente prima di finire la nostra puntata riuscirò già a tirar fuori gli stampi. Ah, bene. Ci vuole un quarto d'ora, adesso vediamo se ce la facciamo. Certo. O subito dopo, al limite scatteremo una fotografia che la mettiamo su Facebook. Ma sì, certo, perché ci seguono tantissimi, sì, anche sì, su, sì, Facebook, sì, e sul canale YouTube. Sul vero? canale
YouTube. Ci sono puntate che mi stavi raccontando poco fa, sono state visualizzate addirittura 21.000 volte. Sì, 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 una tecnica che comunque piace molto. Comunque anche l'altra puntata sul gesso era stata vista veramente tantissimo. Mamma mia, stiamo parlando di cifre di questo tenore, quindi insomma, grande soddisfazione. Sì, poi tra l'altro abbiamo aperto, intanto io mescolo. Sì, sì, tu mescola. Perché bisogna tirar via tutti i grumi. Sì. È stata aperta la nuova pagina Facebook anche di Mani di Lare Talenti Creativi, quindi sì, potete seguirci tutti i giorni, pubblico uno dei vecchi video che abbiamo comunque già fatto, una delle vecchie puntate, e sta cominciando a crescere, ha solo pochi giorni ed è comunque interessante. Eccola qua, eccola, guarda, vedi che qua. Bella. E queste sì, poi sempre che ci possono guardare in streaming, perché sì, siamo sì, seguite comunque da tante parti d'Italia. Eh sì, e con lo streaming ormai si raggiunge veramente, veramente tutti. Tutti. Perfetto, allora io ho mescolato per bene. Ecco, la consistenza rimane abbastanza liquida. No, deve essere proprio, è bella liquida, è proprio cremosa. Sì, più, sì. Ok, sto schiacciando per vedere se esatto, ci sono dei grumi, no. Che alla base non ci siano. Ecco, prendiamo okay, un tovagliolino e bene, lo lasciamo lì. E adesso Miriam comincio a versare il prodotto. La cosa importante è iniziare dal centro. Ah, vedi, io avrei iniziato in alto a perché, sinistra, invece no. C'è il rischio che, vedi, così lo facciamo scendere. Ecco, per renderlo a pari, ok? Certo, e da qui capiamo anche l'utilità della ciotola morbida. Sì, perché la ciotola riesci, si riesce. Ecco, logicamente dobbiamo arrivare all'altezza del nostro buchino. Certo. Quindi questa parte qua del nostro forellino dobbiamo lasciarla libera. Libera, non la chiaro, dobbiamo assolutamente coprire. E poi procedo e lo faccio su tutti i nostri stampettini. Bene. Ecco qua. Allora, gli stampi bassi sì, non ce ne sono realmente tantissimi, sì, ci sono soprattutto gli stampi quelli molto più profondi, sì, perché sai, comunque sono stampi che nascono anche per la pasticceria, esatto, e quindi molti li utilizzano cioè magari per fare piccole tortine, i marshmallow, sì, no scusa, i pancake, i muffin, certo, così via, e quindi ci sono un po' di problemi. Allora, esempio tipo vedi questo, sì, che è comunque molto profondo, cioè sì, ok, puoi fare un gesso profumato, sì, o colorato così alto, però è più bello se fosse piccolo, dell'altezza di questi, okay, ok, vedi, sì, come perché spessore, poi uno deve immaginare sempre l'utilizzo, no? Infatti, se dobbiamo appenderli al nostro albero, alle nostre ghirlande decorative, sì, per sì, Natale, sì, è chiaro sì, che se il peso non è eccessivo, infatti, viene allora meglio. Prima mi sono dimenticata di dire che il gesso si può anche profumare, ah, e l'avremmo okay, dovuto profumare, mettere le essenze profumate nel momento in cui si impasta il tutto, prima di mettere l'acqua. Prima o subito dopo l'acqua. Adesso si no. Può, no, sì, adesso glielo potrei mettere, ma è inutile, un insomma. Po', okay, ok. Se io ho questi stampi alti e sì, voglio ottenere comunque uno stampo bassino, che cosa faccio? Prendo prima sempre il mio alcol, certo, e spruzzo. E dopo pochi minuti che è stato messo anche su questo, sì, lo spruzzo anche qua di nuovo. Ah, okay. In modo che se ci fossero le bolle nella parte superiore si annullerebbero. Prendo un bicchierino più piccolo, Miriam. Sì. Vado a mettere il mio gesso all'interno del bicchierino piccolo, sì, per avere una sorta di misura, per okay, averli tutti uguali. E poi lo vado a versare all'interno del mio stampettino. Allora, qua vedo che la misura che avevo fatto era quasi pieno, ok? Ed ero arrivata a questo bordo qua. Quindi devi abbassare. Quindi vado a calare. Sì. Allora, vado a calare. Non avevo ne ancora provato, quindi è stato un esperimento anche per me. Arrivo alla prima tacchettina, sì, del mio bicchierino. Sì. Ok? E andiamo a vedere. Questo qua va bene ed è all'altezza esatto, giusta. Ecco, cosa importante, dopo un po' che sto lavorando, si sta già cominciando a consolidare, esatto, quindi devo andare un pochino a smuoverlo e a rimescolarlo, perché comunque sono preparati anche per velocizzare. Certo. E con la spatola posso andare a ripulire la mia ciotola. Quindi vado a riempire di nuovo il mio bicchierino fino
al primo segno del, che abbiamo sulla nostra sì. bicchierino. Vedi che sta già, sì, si sta solidificando. Si sta già solidificando. Poi qua abbiamo un grossissimo aiuto che sono le luci molto, esatto. molto calde. Però riusciamo ancora a prenderlo. In questi casi non andiamo mai comunque ad aggiungere acqua. Perché no, perché se aggiungiamo acqua andiamo sì a renderlo più fluido, ma però roviniamo poi anche la sua mischia che non va assolutamente bene. Okay. E facciamo la nostra bambolina. Eccola ok. lì. La mettiamo giù, ecco, cosa importante, andiamo un pochino a muoverli. Sì. Se devo spostarli, sarebbe meglio avere sotto un vassoio e spostarlo. Qui esistono, vedi che ci sono questi quattro sì. buchi. Questi quattro buchi servono per, esistono come dei telai. Ok, se vogliamo essere precisi, io onestamente non li uso. Okay. Però esistono solo dei telai che si mettono qui dentro e allora ti tengono bene in forma. Esatto, il tutto lo stampo, poi... ecco, noi lo prendiamo, lo spostiamo okay. e lo lasciamo categoricamente asciugare. Allora, rivediamo un attimo, rifaccio rivedere la polvere, ne faccio un pochino di certo. meno. Esempio, faccio un bicchierino e un po'. Ok. Ok, quindi mezza porzione per avere mezzo... Sì. mezzo bicchiere. Sì. Quindi faccio una parte di gesso. Di gesso. Eccola lì. Ok. E l'ho messo nel bicchiere dell'acqua, non importa, e invece di un bicchiere di acqua ne farò un quarto. Certo. Ok, più o meno, insomma. Sì. Poi dopo con l'esperienza insomma sì, ci si prende un po' la mano. Ci si prende un po' la mano, okay. poi ripeto, ci si può un attimo, cioè solidifica senza problemi, è che magari ci sta di più Miriam. Certo, certo, ecco. Certo. Quindi in questo punto se io lo volessi rendere profumato dovrei mettere il nostro profumo. Ok, esistono qualsiasi tipo di profumo. Ma guarda, io ho un po' le mie idee. Io quando faccio i gessi profumati vado nell'erboristeria di fiducia e sì. chiedo delle essenze pure, cioè okay. molto molto buone. Ah, ecco. Non mi piacciono i prodotti che vengono venduti nelle mesticherie o nei negozi di hobby profumati, perché non so bene cosa c'è dentro, come coloranti. Sì. Preferisco sempre onestamente andare in erboristeria. Esatto. È un pochino ancora troppo denso, quindi metto ancora un goccino di acqua. Okay. Quindi è una cosa che si può vedere. Ok, è bello cremoso, mettiamo la nostra acqua e mescoliamo. Ok. Ecco, la cosa importante è lasciarli asciugare bene, insomma. Sì. Allora, questo può essere veramente un lavorettino simpatico anche da fare in classe con le maestre. Sì. Perché nel giro di 2 ore, di solito le maestre quando devono fare questi lavorettini qua si tengono il tempo delle 2 ore unite, riescono veramente a farli, a finirli e anche iniziare a colorarli. Ah, insomma. Ecco, ecco. Ecco qua. Benissimo, adesso è bella sciolta. Sì. Riandiamo a versare, usiamo il nostro bicchierino come sì. Misurino. Misura, sì. Ecco, e lo andiamo a versare per finire il nostro bello stampettino e averle tutte alla stessa misura. Ecco qua. Quindi come vedi è veramente molto... molto facile, molto sì. veloce. In quel caso, Lara, non avremmo il buco, però troveremo un altro modo chiaramente per Bravissima. Eventualmente allora, appenderli, vero? Sì, esistono dei ganci da poter mettere nel momento in cui tu vedi che sta cominciando sì. a solidificare, si mettono i ganci che vengono inglobati. Sì. O se no, la cosa più semplice è quando sono finiti, incollarcelo con della buona colla a caldo ah, okay. o così via. Quindi. Anche un nastrino, sì, ecco, esatto, diciamo che anche un nastrino. Sì, un nastrino è una cosa molto carina, perché comunque questa grandezza certo. qua va bene, così diventano veramente un po' pesanti sì. e si fa fatica. Sì, sì. Ok, sì. Recuperiamo tutto il nostro prodotto, sempre aiutandoci con la spatola, perché proprio si recupera tutto, non viene proprio guai a buttare via qualcosa, a buttare con via Lara qualcosa. Non commettete questo errore, perché
È stato tutto calcolato, ci doveva venire anche l'ultima formina, vero Lara? Sì, ne riusciamo, ce ne manca una, ma va bene, insomma. Okay. Diciamo che la prima che abbiamo fatto è stata un po' più grandicella e quindi ci ha un po' imbrogliato. Esatto. Ok. Si scuote sempre un pochino e si lascia solidificare. E si dà l'alcol. Sì, però dopo un attimino, si deve aspettare un attimo perché si deve posizionare. La pazienza non è il mio forte, io sarei già andata. Allora, per quanto riguarda il bicchierino di plastica, lo possiamo buttare così com'è, Miriam, senza problemi. Per quanto riguarda questo, che è comunque, si deve recuperare, si deve lavare, vedete che è tutta bella sporca, non la laviamo assolutamente sotto il rubinetto, così, perché se noi la andiamo a lavare sotto il rubinetto, il gesso poi finisce nei tubi e poi sentiamo i mariti alla sera, quindi aspettiamo che si solidifichi per bene e poi tireremo via il gesso tutto insieme. Okay. In quel caso tornerà ancora una volta comoda la ciotolina morbida, perché appunto sarà più perché quando è secco si spacca tutto e il gesso poi solidificato si butta via il gesso solidificato. Ecco. Stessa cosa anche quando si devono lavare i pennelli dove si è usato magari del solvente o i colori a olio, cioè non è che si va sotto il lavandino e si lavano così. Allora chiaro. Si scarica il più possibile del prodotto all'interno dei tovagliolini di carta, ok? In questo modo questo si butta via e poi prima di non vanno messi in acqua si prende magari o dell'acetone o del solventi universali, ma non si mettono direttamente il bicchierino, si prende sempre uno straccetto e si cerca di pulire il più possibile. Okay. Poi si saponano e si lavano, cioè non si butta così. No. Sì, perfetto. Sono anche materiali, insomma. Allora, noi adesso lasciamo questo qua asciugare, che vedo che sta già cominciando a solidificare, però ci vogliono sempre quel quarto d'ora, 20 minuti, quindi penso che per fine della trasmissione riusciamo a farli vedere. E cominciamo leggermente a lavorare su questi nostri lavorini. Allora, si può utilizzare quello che si vuole. Abbiamo detto che lo potevamo colorare prima utilizzando dei semplici pigmenti. O se no, però diventa poi anche magari un po' più costoso per le maestre, per la scuola, perché così si consuma più materiale. Quindi è più facile magari lasciarli tutti bianchi. Prendiamo un po' di colore oro, acrilico, tempera che abbiamo in casa, metto un po' di acqua dentro sempre nella mia ciotolina e cominciamo a lavorare in un modo veramente molto semplice, dove prendiamo un po' di colore e andiamo a lavorare su tutta la nostra formina. Sì. In questo modo qua, Miriam, senza dover star lì a colorare i piedini, i faccini, creiamo come degli effetti di decappaggio, continuando a passare il nostro pennello semplicemente in questo modo. Sì. Tanto così i bimbi non devono essere assolutamente precisi. Esatto. E vedrai che nel momento in cui le dici lavorate, stendete il colore male, te lo stendono benissimo. Non c'è possibilità di errore. No, non c'è possibilità di errore. Vedi? Cioè, è semplicemente per creare dei faccini, delle cosine un po' così, dove si vede comunque sempre questo effetto del bianco che va un po' a riportare l'effetto shabby della situazione, che comunque è sempre moderno e piace veramente tanto. Sì. In questo modo. Eccolo lì. Ecco qua. Poi, quando sono belli che asciutti, si prende un nastrino per quanto riguarda queste formine, con un pochino di colla glielo si mette dietro e sono belli da attaccare, dove magari i bimbi possono anche, non so, fare un piccolo bigliettino con una poesia, con un pensiero per la famiglia, così via, e può essere un semplice regalino di Natale e con uno stampo accontenti comunque sei bimbi. Certo. Cioè bisogna anche un po' pensare a questo. È chiaro. Allora questo qua io l'ho fatto tutto oro, però uno lo può fare oro, rosso e così via. Allora vedi che il gesso
La polvere del gesso è veramente molto liscia e te lo assorbe veramente molto bene. Te lo assorbe bene e ti permette di poterci lavorare creando proprio, vedi, anche delle sfumature e non ti lascia assolutamente delle macchie. È vero. Ed è comunque simpatico ed effetto. O se no, possiamo anche fare delle cose un pochino più di precisione. Vedi come anche sono molto molto lisci. Liscissimi, sì. Sono proprio lisci. Sembrano lisci. Quasi di plastica la No, invece è gesso. Possiamo anche semplicemente, vedi, andare a colorare tutta la parte, esempio in questo che c'ha una stella grande e una stella piccola, tutta la parte esterna così. Per poter fare degli effetti simpatici. Certo, anche uno diverso dall'altro. Uno anche diverso dall'altro. Certo. Ecco, in questo caso bisogna anche colorare le parti laterali. Poi più nastrini, più fiocchettini gli si va a mettere, meglio è. Certo. Perché quelli comunque piacciono tanto ai bimbi, ma anche alle mamme. È vero. E anche quello potrebbero essere tutti materiali veramente di recupero, Miriam, perché da le bomboglierine, da piccoli lavoretti che dove ti è avanzato un briciolino di tessuto e così via, esatto. Si rivà veramente a recuperare il tutto. Ecco, questo è proprio uno delle tecniche principali che si può fare. Ricordo che nello stesso modo, si riescono anche a realizzare piccoli saponi utilizzando, invece di utilizzare la polvere di gesso, si utilizzerà il sapone o piccole candeline, anche con altri tipi di stampi. È un po' difficoltoso farlo qua, ma magari cerco di provarci una volta, perché comunque piace anche fare le candele, queste cose qua. Cosa sai che serve, e quelli sono un po' magari non troppo indicati per i bimbi troppo piccoli, perché comunque devi lavorare con dei prodotti che sono molto 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 caldi. Ecco, hai visto qua che ho fatto una piccola spennellata sul bianco per e piacciono un po' per richiamare. Anche qua nel buchino è sempre bello poi entrarci, magari vedi con un pennellino piccolo. Sì, vai a fare anche il bordo interno. Sì, vai a fare anche proprio all'interno del nostro buchetto, giusto, perché piace e comunque sta bene. Ritornando a quello che stavo dicendo prima, per il discorso di fare del sapone o delle candele, diciamo che le tecniche sono più o meno tutte uguali, il problema è che sono prodotti, Miriam, che devi scaldare o a bagnomaria o su dei fornellini. Infatti. E diventano prodotti un po' particolari per i bambini, anche pericolosi. Sì. Quindi magari, diciamo, scuola o così via, è meglio lavorare con queste tecniche. A casa magari con l'utilizzo della mamma, con l'aiuto della mamma, logicamente uno a uno riesci più a seguirlo e così via. Un consiglio: se sciogliete la paraffina per fare le candele sul fornello di casa, mi raccomando di mettere sempre nella cappa d'aspirazione un panno per evitare che i vapori con la cera salgano. La cera poi si solidifica nella griglia e ci va a tappare la nostra... Sì, ma il problema è che quando poi tu ci cuoci sotto la minestra, la cera dopo ricade. Si torna a sciogliere, torna, meraviglioso. Si ritorna a sciogliere. Cioè, fa un po' ridere questa cosa qua, però provate a pensarci, è proprio così, funziona proprio così. Ok, allora... Io ci sarei cascata in pieno, meno male che Lara le dice queste cose, non le guarda, dà per scontate. Riusciamo a far uscire allora, se, la sagoma? Allora, ci manca ancora qualche minuto, però vedi, questa qua è già quasi solidificata, come potete vedere. Vediamo è quasi ce la Raffaele fai? Riesce, ecco, si è rotta lì, perché mancava ancora un pochino. Però vedi che si sta già staccando. Comunque la tecnica per tirarla fuori è quella lì, vero Lara? Sì, è proprio questa. Aiutati da questa superficie in silicone, che ovviamente è molto flessibile. Da dietro premi e lei logicamente si stacca. Viene fuori. Calcola che per riuscire a tirarli fuori mancherebbero ancora quei 5 minuti. Sì. No, noi non ce la facciamo qua adesso in diretta, ma li teniamo qui fermi.
faccio uno scatto e lo mettiamo su direttamente sulla pagina Facebook. Bene, ecco. Quindi la puntata prosegue su Facebook. La puntata sì, sulle pagine di Mani di Lara e Talenti Creativi. E poi volevo ricordare che sul sito creareinsieme.it o sul mio, che poi è la stessa cosa, potete rivedere tutte le puntate. Abbiamo più, Miriam, di 70 puntate già messe online, quindi anche in questo periodo possono andare a rivedere tutte le puntate dell'anno scorso sul Natale, perché ce ne sono state veramente di bellissime. È vero. E ora ci sei anche tu, hai visto, con gli orecchini che hai fatto anche proprio tu. Per me sì, gli orecchini, anche poi era un'altra idea molto carina. Quindi molto tutta la stagione scorsa e quella insomma in corso, quella nuova, pian pianino vengono inserite e poi sono anche visibili sul sito di creare di TRC. Esatto, e allora io saluto la nostra Lara.